Tra le cose che hanno reso possibile la sottomissione delle donne, specialmente da quando le grandi religioni sono diventate politica, voglio menzionare patriarcato, bigottismo, binarietà e tabù sessuali. Prima dell'avvento del cristianesimo, le donne avevano la conoscenza delle piante della natura, svolgevano mestiere, ricevevano più rispetto che nella falsa uguaglianza capitalista di oggi, dove le donne sono ritenute semi uguali solo quando il loro potere di guaritrici si trasforma in un potere di denaro. Molti umani vivono ancora un'età vittoriana tardiva, che si traduce in un'atroce paura del sesso. Questa paura fa sì che le donne vengano ancora divise in due categorie, la moglie, madre e la prostituta. Questo terrore tabù sessuale fa sì che la prostituta sia disprezzata, specialmente da coloro che la frequentano, la temono, e la moglie, madre sia trattata come una Vergine Maria da proteggere dalla sporcizia sessuale che cresce e invecchia senza sapere che cazzo è un orgasmo. Violenze e genocidi contro popoli e donne ci hanno mostrato che ci sono persone che lottano per l'indipendenza e l'uguaglianza, persone che non hanno neanche il supporto di tutto il resto del mondo, il quale le lascia morire per leccare il culo a presidenti sadici e terroristi. Popolazioni indigeni vengono cacciate e uccise, persone trans e queer vengono picchiate e giudicate perché la loro sessualità non serve l'eteropatriarcato. Guerre e leggi antiabortiste invisibili e silenziosi al nostro rito occidentale vengono ignorate dai più. Interpretazioni di libri fatti legge hanno permesso la sottomissione del femminile nei confronti del maschile, proprio come hanno permesso, assieme a imperialismo e colonialismo, l'umiliazione e la sottomissione del femminismo ai popoli. La distruzione di fatto è allora che le lotte dovrebbero essere unite, non dovrebbero esserci confini tra le lotte. Non sono solo! Io sono solo! Non ti chiedo, mi sento! Io sono fuoco, una costellazione! La mia gioia!
vedrai. La tua collante!
dato che nessuno è più sottomesso in un mondo dove a parole non esistono più né schiavitù né sessismo né discriminazione. Ci sentiamo offesi dalle parole femminismo, Black Lives Matter, da ambasciatrici ecologiche, da rivendicazioni LGBTQI, dall'antispecismo, dalle popolazioni native, da coloro che rivendicano diritti umani di migranti, rifugiati, disabili e poveri. Ciò perché realizziamo di occupare una o più posizioni privilegiate nella società rispetto ad altre. Quindi inconsciamente non crediamo di poter mantenere questa posizione privilegiata se non sottomettiamo e strumentalizziamo o mettiamo al loro posto coloro che non occupano queste posizioni. Arroganti e dominanti, viviamo nel torrore costante di perdere questo privilegio. Ai nostri occhi costantemente minacciato da certe limitazioni. Questa paura della contestazione del nostro potere ci fa odiare coloro che rivendicano parità, attribuendo loro il voler sormontare il potere in vigore. Se non finiamo di effettuare darwinismi sociali applicati alla nostra vita e alla nostra società, come ci insegnano bene i valori capitalisti e la legge del più forte, dimenticandoci che parlare di evoluzione non significa solo parlare di una fantascienza. Un'evoluzione interiore sarebbe qualcosa di più utile, auspicato per noi esseri umani, che il nostro arrivo su altri pianeti no. Non c'è bisogno di andare lontano per cercare complotti, deliri, miti e leggende. Basta rendersi conto quanto siamo egoisti e quanto pensiamo solo a noi stessi e al nostro piccolo gruppo familiare, credendoci migliori di altri a seconda delle proprie scelte di vita, giudicando, sbeffeggiando, odiando senza altre ragioni che lavaggio nel cervello ricevuto dai media e le nostre frustrazioni di non essere arrivati dove crediamo che altri siano arrivati, utilizzando la meritocrazia quando ci fa comodo. Sarebbe già qualcosa se riuscissimo a realizzare questo, almeno nelle nostre sottoculture che continuano a praticare bene e a razzolare male. Sarebbe già qualcosa se ci accorgessimo che non dobbiamo aspettarci nessun buon esempio da coloro che regnano, ma dobbiamo iniziare ad agire prima che sia troppo tardi.